Su, bello! Piano! Capisco come rubare il diario di Persefone mi aiuti ad aprire la porta dell'oltretomba, ma eccolo qua. Il diario di Persefone può non essere d'aiuto, ma quello del fabbro che ha costruito la porta, sì. Chi è il fabbro? Non c'è scritto. Pare che molte pagine siano state strappate. Ora non disturbarmi mentre leggo. Bene, direi che è stato illuminante. Allora? Che cosa dice? Ah, quanta impazienza! La posizione della porta non viene menzionata, ma finché Persefone controllerà l'Elisio, ti servirà il suo permesso per attraversarla. E non lo avrai mai. Ma se perdesse il controllo dell'Elisio? Perderebbe il controllo della porta. Devi danneggiare la sua influenza in ogni modo possibile. E come suggerisci di farlo? La tua alleanza con Adone è un buon inizio. Le sue tattiche sono un po' troppo dirette per i miei gusti, ma con il tempo logorerà le forze di Persefone. E tu? Quando entrerai in gioco? Conosco tutte le debolezze di Persefone e ti guiderò verso di esse quando sarà il momento. Fino ad allora ti converrà passare un po' di tempo con Hermes, il cagnolino di Persefone. Impara a usare il suo bastone. Nella terra degli dei ti servirà un'arma divina.